Gli studenti milanesi, insieme all'associazione Non Uno di Meno, sono tornati sotto il palazzo della Regione Lombardia per contestare il rinnovo del finanziamento pubblico alle scuole private disposto dalla Giunta regionale, col quale si impoverisce ancora di più il sistema scolastico pubblico e si viola ancora una volta la Costituzione italiana. La Regione Lombardia fa una cosa molto precisa, ormai dal 2001 fino ad oggi, le varie giunte sono succedute, prima Formigoni e poi oggi Maroni. E cioè quella del diritto allo studio al contrario, del diritto allo studio rovesciato, cioè favorire le famiglie benestanti, quelle dei redditi medio-alti che hanno i figli alle scuole private e dall'altra penalizzare invece le famiglie a reddito medio-basso e quindi che hanno bisogno di un intervento, di un sostegno sul reddito, sul diritto allo studio e sono quelli che hanno i figli alle scuole pubbliche statali. Questo è il senso della politica di Regione Lombardia. Il 13 di febbraio la Giunta regionale della Lombardia approverà la delibera che istituisce il piano dote scuola per il 2015. E dopo un po' di anni di battaglie la situazione non è cambiata, ma da 2 anni a questa parte è solo peggiorata. Ancora una volta l'80% dei finanziamenti andrà alle scuole private e il 20% agli studenti delle scuole pubbliche. E noi riteniamo che questa cosa sia tra l'altro fallimentare a fronte di un 15% di abbandono scolastico, che è un dato molto preoccupante, perché non solo si sta favorendo le scuole private contro la Costituzione, come dice un bellissimo striscione che lo ribadisce, ma in questo momento la scuola pubblica lombarda sta andando a essere sempre più chiusa e sta andando ad aumentare quello che è l'abbandono scolastico, non è più accessibile da tutti gli studenti. Un anno fa come associazione avete consegnato qui in regione migliaia di firme raccolte appunto contro questa dote buona scuola. L'obiettivo di oggi, del presidio di oggi? Beh, oggi diciamo così, abbiamo chiesto al presidente Maroni e alla sua giunta di domandarsi del perché questa nostra iniziativa di class action ha avuto un successo così straordinario, perché parliamo non tanto semplicemente di una firma da mettere, ma di un'istanza presentata in Regione Lombardia da parte di migliaia, migliaia e migliaia. Non ci danno il dato ufficiale, adesso abbiamo chiesto l'accesso agli atti per avere il dato ufficiale, ma di una cosa così consistente che è un grande successo politico da questo punto di vista. Regione Lombardia ha risposto che potrebbero avere diritto a questo risarcimento soltanto le 2 famiglie che hanno fatto ricorso al TAR nell'aprile scorso e che attraverso la sentenza del TAR è stato riconosciuto questa disparità essere assolutamente inaccettabile, del tutto ingiustificata e illegittima, e come tale ordinava a Regione Lombardia di annullare tutti gli atti. Capite bene che dunque qui si è aperto un contenzioso giuridico che noi abbiamo sollevato. Come i 2 genitori hanno avuto questo risultato positivo dalla sentenza del TAR, così altre migliaia di famiglie hanno presentato l'istanza e hanno fatto ricorso collettivamente da parte di tutte queste famiglie per riuscire ad avere che cosa? Che ci fosse appunto un risarcimento in termini economici, la differenza è sostanziale, va dai 360 euro a 660 euro per tutte le famiglie, quindi per ogni famiglia, per ogni figlio a carico potevi recuperare 400, 500, 600 euro.